Ebbene, ciao a tutti ragazzi, mamma mia, oggi c'è una differenza abissale dal video precedente di quando vi ho portato con me in giro per Londra, cioè sto pure senza dilatatori, ma non mi sono truccata perché vuole essere solo un video room tour, e dato che mi devo truccare più tardi, quindi mi metto un po' in relax, il room tour, cioè la presentazione del room tour ve l'ho fatto senza trucco. No, vabbè, non vi preoccupate, lo so. Faccio cagare, mamma mia, che occhiali. Un bacione a tutti e spero vi faccia piacere questo room tour. Allora, ecco che siamo entrati nella mia stanza e ora vi riprenderò tutto molto dettagliatamente, diciamo. Allora, questo è il mio specchio. Non vi faccio vedere la porta perché ci sono gli asciugamani appesi e l'accappatoio, vabbè. Allora, questo è un diffusore di incenso. Poi c'è, ve l'avevo già fatto vedere più o meno l'altra volta, però c'è qualcosa in più, qualcosa è cambiato. Questo me l'ha dato il mio ragazzo perché lui fa l'odontotecnico. Poi questo è uno specchiettino molto carino con il corvo a teschio. Poi questa è una bara presa in un negozio di Londra a Camden, e anche questo l'ho preso a Camden. Poi una candela. Poi la foto mia del mio ragazzo. Questa è una candela che si accende e cambia luce. Poi vabbè, qui abbiamo il mio cellulare che è sotto carica adesso, un'altra candela e il porta incensi, e questo è il tavolino, e questo specchio che è cambiato dal video precedente dell'altra volta quando ho parlato di me e che ho fatto anche un po' di room tour perché avevo quello piccolino, e questa è la lampada che ho preso IKEA. Poi c'è questo tavolino con l'iPad per ascoltare la musica, e c'è una bottiglia del Jack Daniel's vuota, un profumo per ambiente. Ok, quindi. Poi questa è la scrivania. Beh, al termosifone ci sono appese un po' di cosine. Vabbè, c'è una bottiglia d'acqua, un portapenne, ci sono tante penne colorate in questo bicchiere Starbucks, con le cannucce nere che ho preso in un locale, questo è un portacuffiette, poi vabbè c'è il computer, la foto mia del mio ragazzo che devo ancora sistemare. Poi la cosa importante è che ho cambiato le tende, prima c'erano quelle tende schifose, infatti odiavo la stanza solo per quelle tende schifose. Ora ho messo queste nere. Col tappetino, perché comunque poi si accede al giardino, anche se fa schifo il giardino in questo momento, lo devono un po' rifare. Questa è la vista che ho, bellissimo albero, no? Poi una sedia con una cacchetta e questa renna natalizia che mi è stato fatto da una collega nel periodo natalizio. Poi vabbè, queste due scatole. E poi vabbè, questa cassettina di plastica che l'ho comprata io per mettere tante cose mie, anche riserve, bla bla bla. Poi un CD di Marilyn Manson, una palette della Mu la palette della Mundust, della Urban Decay Mundust. Oh my god. No! Con una mano. Questi sono i colori, che belli, Madonna mia, adoro questa palette. Poi alcuni profumi, il Furby. Un pennello così, per quando mi faccio la rasatura che tolgo i peli. Qui ci sono tutti i rossetti, i miei lucidi alla labbra della Kat Von D. No, tutti no, perché stanno nel porta make up in borsa. Poi questo è un profumo, Ghost. Qui ci sono tutti i miei elastici, qui ci sono tutte le collane, bla bla, bracciali anche. Questo è il mio portatrucchi. Poi qui ci sono tipo le caleca con lo scorpione, poi ci sono tipo lucidalabbra, burro cacao. Boh, questo. Sì, questo è per tipo la pomata per le afte, oh my god. Collirio per quando metto le lenti. Poi questa è una spazzola, questa è una crema mani.
Questo così è un astuccio che pandino che non sto usando. Questa è una candela. Qui ho tutte le t-shirt, vabbè, bla bla. Questo è il profumo di Victoria's Secret, il mio preferito di Victoria's Secret, che è Coconut Passion, è buonissimo. Vabbè, questa è la cassettiera che ho trovato già in casa. Questo è un comodino. E questo praticamente, non voglio far vedere me, questo praticamente lo avevo dove ora c'è quello specchio più grande. E questa è una lampada. Vabbè, questo è un sottobicchiere, sempre le dentiere del mio ragazzo, cioè che mi ha dato il mio ragazzo con una candela, la sveglia. E poi qui ci sono tante cosine, tipo accendino. Questo qui lo uso per quando devo farmi qualche autoscatto, bla bla. Poi li ritroviamo i due armadi con delle cose mie sopra lì, collocate lì, sempre riserve. Poi questa borsa bara, però è di pezza. Questo specchio che appunto era della camera. Poi questo cubo, lo zaino che uso per andare al lavoro, che vi avevo già fatto vedere. E questo è il mio letto. E ho coperto praticamente da poco la plastica con questo. Si chiama bed skirt, gonna del letto. Vabbè, perché non mi piaceva la plastica. Quindi questa è la mia stanza e spero vi piaccia e vi mando un grosso bacione, un grosso abbraccio a tutti. Ciao e al prossimo video, spero presto.